innanzitutto dobbiamo dire che la castagnata è nata un po' per scommessa, in un periodo come quello di fine ottobre, dove arriva, che viene sempre, da sempre, con tante manifestazioni estive, era un periodo un po' morto, e quindi ci siamo inventati questa castagnata. Abbiamo chiamato per aiutarci per i primi anni gli uomini di Smerillo, che sono famosi per la loro castagnata, e poi adesso facciamo da soli, circa 50 persone, 40-50 persone che si danno da fare per questa manifestazione che si ripete da 33 anni, col Covid dovrebbero essere 34, quindi sono 34 anni che andiamo avanti sempre con un successo crescente. Piano piano, all'inizio erano solo castagne e salsicce con panini. Piano piano ci siamo ingegnati e abbiamo scoperto anche che la gente restava a pranzo e anche a cena voleva restare. Quindi ci siamo inventati dei piatti, all'inizio pennette all'arrabbiata ed altre cose. Oggi, sempre con i dovuti modi, rispettando tutte le normative ASUR, piatti dolci di castagne di vario genere, e poi polenta che va per la maggiore, stinco ed altre cose. Stasera e domani per l'intera giornata, con pranzo e cena, stasera solo la cena. Io non sono più sindaco da 6 anni, però ho fatto l'assessore per 10 anni e sindaco per 5, quindi Ripa è cresciuta molto, sia dal punto di vista delle strutture. Oggi siamo tantissimi B&B che hanno preso il posto degli alberghi, ma ne sono tanti. Quest'anno erano tutti pieni, per 2 mesi abbiamo avuto il pieno e stiamo increscendo, perché ne nascono ancora di nuovi, vecchie case, vecchi palazzi che vengono ristrutturati e nascono B&B, appartamenti, soprattutto da olandesi, svedesi, tedeschi, inglesi. E noi siamo città del vino e città dell'olio, perché le nostre produzioni tipiche sono appunto il vino, con 19 cantine con il loro marchio, tra cui quella più grande è la cantina dei Colli Ripani. Siamo famosi per il pecorino, per la passerina e per il rosso piceno superiore, cantine che vanno avanti anche abbastanza bene, anche se quest'anno abbiamo avuto un'annata un po' danneggiata dalla peronospora, per cui in alcune zone abbiamo avuto anche la grandine, quindi quest'anno come qualità è ottima, ma come quantità no. Per l'olio in alcune zone abbiamo avuto la cosiddetta mosca, in altre stiamo andando bene. Anche e qui se ne risentirà sul prezzo di vendita, comunque, che sicuramente costerà un tantino di più rispetto allo scorso anno.
cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. Percorrendo il corso di Ripa Tranzone ci immergiamo nella galleria d'arte del maestro Mario Vespasiani, artista visivo contemporaneo. Un percorso extracorporale fra le sue opere pittoriche ad olio, fatte di forme e simboli, luminosità e colori che rimandano al trascendente.